Buonasera a tutti e tutti, cominciamo. Qui davanti ci sono delle sedie libere se volete. Questa sera presentiamo il fumetto in un corpo differente, qui abbiamo l'autore Fabio Sera che ringrazio. E a discuterne con noi abbiamo Porpora Marcasciano, presidente del MIT Movimento Identità Transessuale di Bologna, e Renato Busarello del Laboratorio Smascheramenti di Bologna. Grazie. Allora, questo è un fumetto che parla della storia di Romina Cecconi, nata a Romano, prima transessuale in Italia a subire l'intervento a metà degli anni 60, quando in Italia ancora non era possibile, tanto è vero che materialmente l'intervento è stato fatto in Svizzera. E Fabio ha disegnato e raccontato la storia e il percorso di Romina attraversando un po' tutte le tappe principali e anche le difficoltà che ha affrontato. Difficoltà chiaramente fatte di repressione, carcere, confino, ma anche messo in evidenza un po' la volontà di autodeterminazione di Romina. Ecco, io lascerei un po' a te il compito di raccontarci la sua storia e soprattutto poi vorrei un po' che ci raccontassi perché hai scelto proprio di raccontare la sua storia, come hai conosciuto Romina, come è nato anche un po' la collaborazione con lei per questo progetto, perché lei ti ha aiutato, l'hai conosciuta di persona. Poi insomma anche ci piacerebbe sentire il vostro parere, cosa ne pensate, Renato, Porpora, cosa vi ha colpito e anche per esempio cosa pensate di rendere, di raccontare questa storia tramite il fumetto, l'immagine, la storia di Romina, che proprio insomma è stata in realtà in un certo senso, come dire, caratterizzata proprio dall'invisibilità, quindi da una lotta per affermarsi. Quindi proprio la storia, ne parlavamo insieme l'altro giorno, la storia raccontata tramite immagini ha un significato anche particolare in questo senso. Poi insomma io magari lancio qualche spunto, poi se avremo tempo lo riprenderemo successivamente, perché ci piacerebbe un po' che Porpora magari ci raccontassi anche a partire dall'esperienza di Romina, invece quella che è stata l'esperienza collettiva, la nascita di un movimento trans in Italia, quali sono state le difficoltà. Tant'è vero che insomma esperienze come quella di Romina sono state caratterizzate anche all'inizio da una lotta per la sopravvivenza e quindi hanno anche ostacolato, immagino, l'organizzare tante esperienze all'inizio isolate. E poi insomma qui Renato e Porpora, voi avete collaborato anche qui a Barte, vi abbiamo presentato qualche mese fa un libro qui in Italia e abbiamo anche un po' affrontato queste tematiche, quindi io vi chiederei insomma anche di, se poi ci sarà tempo, di parlare un po' della vostra attività politica, della vostra pratica quotidiana, esperienze diverse certamente accomunate in un certo senso dalla volontà comunque di rompere certi steccati rigidi identitari e quindi anche insomma di distaccarvi anche da semplici rivendicazioni rispetto ai diritti civili, quindi che cosa significa anche confrontarsi con queste sfide, quali potenzialità si aprono, insomma. Poi lancio degli spunti, poi magari se avremo tempo li riprenderemo, però adesso lascio la parola a Fabio, mi piacerebbe partire insomma da te, dal tuo lavoro, dalla storia di Romina. Grazie. Dunque, l'idea di questo libro è nata circa un po' più di un anno fa. Io ho conosciuto Romina in modo abbastanza casuale e fortuito, perché mi sono trasferito qui, ho cambiato casa qui a Bologna e lei vive nel mio stesso palazzo. Quindi l'ho inizialmente conosciuta come vicina di casa e a poco ho un po' scoperto tutta la storia che c'era dietro la sua vita. Inizialmente l'ho scoperta, come dire, di nascosto, nel senso ho saputo che aveva scritto anche un libro, ha scritto un'autobiografia nel 76 che si intitola Io la Romanina, in cui racconta la sua storia, e quindi me lo sono procurato e sono rimasto molto colpito dalla sua vita, e per me si è aperto un mondo in un certo senso, perché comunque non ne sapevo nulla, soprattutto per quel che riguarda quello che è il tema della storia del movimento transessuale in Italia, e quindi tutte le difficoltà che
che Romina, tutte quelle che tutte quelle come lei all'inizio in questo periodo sono uscite allo scoperto, perché soltanto in questi anni comunque che inizia a crearsi una, in effetti una, un'identità di gruppo, comunque si inizia a parlare di transessuali. E quindi poi tra l'altro conoscevo questa ragazza che ha fatto delle, ha frequentato l'Accademia di Belle Arti a Bologna e aveva fatto un servizio fotografico a Romina. E tra l'altro ecco questa foto ad esempio è sua e alcune delle fotografie che poi ho utilizzato nella copertina sono sue. Si chiama Pamela Straccia, non è qui però comunque la ringrazio, e quindi anche tramite lei sono poi entrato in contatto con Romina e le ho proposto di questa mia idea di farne un fumetto, perché comunque leggendo il suo libro mi sembrava che ci fossero molte immagini che visivamente avrebbero potuto diventare molto potenti, molto rappresentative, immagini che raccontate a fumetti potevano acquistare forse anche qualcosa in più. Lei fin da subito si è dimostrata gentilissima, molto disponibile, mi ha fatto vedere la sua scatola di fotografie piena di ricordi di tutta la sua vita e abbiamo iniziato un po' insieme a parlare di cioè lei ha iniziato a raccontarmi alcuni episodi della sua vita. Poi ecco, io ho presentato questo progetto di questo libro a un concorso che si chiama Concorso Komikazen, legato a un festival che c'è a Ravenna, Komikazen Festival di realtà, che dà proprio la possibilità al vincitore di pubblicare un libro. E quindi il progetto è piaciuto e da lì c'è stato un anno di lavorazione in cui io, partendo dai ricordi, dalle chiacchierate con Romina e anche un po' comunque documentandomi, perché effettivamente era un mondo che conoscevo molto poco, ho cercato di entrare nella sua storia e di riraccontarla a fumetti. Scegliendo quindi alcuni episodi. Inizialmente l'idea iniziale era quella di raccontare un po' tutta la sua vita, poi mi sono accorto che è un progetto effettivamente non ce la potevo fare, era al di sopra delle mie forze, quindi ho deciso di concentrarmi solo su un periodo, quello degli ultimi anni 50 e degli anni 60, che mi sembrava quello più da un certo punto di vista rappresentativo, perché è quello in cui effettivamente Romina vive le più grandi difficoltà nel suo scontro con quella che è la legge italiana, quindi anzi la mancanza di una legge, e quindi viene più volte multata per travestimento, perché girava travestita, e fino all'imposizione del coprifuoco e il carcere che più volte affronterà nella sua vita, e infine il confino, che in realtà nel fumetto è soltanto accennato alla fine ma non è rappresentato. E niente, quindi ecco, l'idea era proprio questa, quella di trovare un altro modo per raccontare questa storia che pensavo volesse la pena raccontare. Allora, intanto complimenti a Fabio Sera per il bellissimo, e io uso il termine, concedetemelo, favoloso, no? Perché è il termine che ci appartiene, libro, il favoloso lavoro che hai fatto.
Io dico sempre che in Italia, ma anche nel mondo, manca letteratura, manca storia sull'esperienza trans, ma sull'esperienza di tante altre categorie, gruppi considerate subculture, no? Perché siamo state sempre schiacciate da una cultura altra, da una cultura che non ci contemplava, no? Quindi ricostruire, riprendere, riportare la nostra storia è per me fondamentale, è un po' il lavoro e la responsabilità che mi sono presa da un po' di anni. Questa storia è comunque passa sempre dallo scritto, dalla fotografia, da documenti vari, no? Ultimamente invece abbiamo scoperto, anzi ho diciamo riscoperto la fonte orale, no? Il racconto come testimonianza importante, come documento vivo, pieno di, come dire, di emozioni, di calori, di sorrisi, di pianti, e l'importanza che la fonte orale rappresenta. Il lavoro di Fabio era nuovo, quindi in fumetto non l'avevo mai presa in considerazione, una storia narrata attraverso il fumetto. E quando mi ha proposto di fare la postfazione, mi è piaciuta immediatamente, anche se i tempi per farla erano molto molto stretti e per i tempi contingentati che ho io, insomma, c'avevo un po' di dubbi, però l'idea era troppo carina, troppo bella, e la forma del fumetto era nuova. E per noi, quando dico noi, uso insomma in plurale, mi riferisco a noi trans, a noi culture altre, tutte le forme di espressione, di reportage, di racconto, di narrazione sono importanti perché aggiungono dei tasselli al vuoto della nostra storia, una storia negata. Quindi, non è che ci sono altri che la raccontano, la ricostruiscono per noi. Ci possono essere gli psicologi, gli psichiatri, ma la ricostruiscono col loro linguaggio, con la loro logica. Ci sono i criminologi, ci sono altri, ma non noi in prima persona. Il fumetto ha fatto parlare Romina. E Romina è un simbolo per le persone trans in Italia, anzi il movimento, l'esperienza trans un po' si è intrecciato con la storia di Romina. Romina che, anzi diciamo la Romanina perché è il nome più, che la caratterizza di più, la Romanina che viene mandata al confino dal giudice Pierluigi Vigna, che ancora vive, perché un soggetto socialmente e moralmente pericoloso. Viene inviata al confino esattamente nel 1969. Quando in contemporanea c'erano a New York le rivolte di Stonewall, quando a Roma c'erano le trans che occupavano via Tuscolana, cioè faccio dei riferimenti a caso di una storia che poi non viene riportata appunto per i motivi che dicevo prima, no? Ma c'erano tutti questi focolai in giro di voglia, bisogno, desiderio, bisogno forte di rompere le catene che molte persone, molti gruppi di persone avevano avuto fino a quel momento. Gli anni 60 sono stati questo, sono state la rottura delle catene. E l'invio al confino della Romina non è a caso, perché prima di quel periodo le persone trans venivano messe direttamente in manicomio e per fortuna siamo riusciti a recuperare, anzi stiamo recuperando ancora,
foto, immagini, testimonianze della reclusione nel manicomio, perché erano considerate persone, come dire, oggi si chiamano disforiche, prima erano altre, cioè erano malate di mente, no? Abbiamo delle foto che ci rimandano le persone molto molto orgogliose della loro esperienza, che però, come dire, stanno negli archivi dei manicomi. Romina viene mandata al confino e, guarda caso, queste sono poi le stranezze della vita, viene mandata al confino in un paesino a fianco al mio. Io nel 69 avevo 12 anni e facevo i conti con tutte le mie stranezze, con tutte i conti che non tornavano. E quando cominciò a girare la voce del paese dell'uomo-donna, il mio sconvolgimento divenne totale, perché dico che significa, cos'è, perché il termine era questo, a Volturino ci sta l'uomo-donna. Sembrava quasi una cosa da circo, no? La donna cannone, la donna ragno, l'uomo-donna. E non riuscivo a mettere insieme i pezzi, ma perché i pezzi erano tutti sparsi e scompaginati, non c'era una storia, non c'era un senso, non c'era una costruzione di senso della storia trans, quindi quello che girava era l'uomo-donna, e per me, come dire, che dentro sentivo, percepivo un genere, un sesso, dei sentimenti particolari, poi scoprì molto vicini a quella della romanina, la cosa mi sconvolgeva. Il paradosso, anzi la cosa strana, è che poi i percorsi della vita mi hanno portato anni dopo a incontrare la romanina e, come dico qui, la splendida signora, no? Quindi la riflessione è stata da allora, da quel 1969, quando le persone trans erano considerate socialmente e moralmente pericolose, venivano inviate al confino. Il 1969 non è un secolo fa, appartiene alla nostra storia, a quella vicino a noi, che poi c'è stata un'accelerazione di tempi, di spazi, no? Tra gli anni 80 e 90, va bene, ma è una storia che ci appartiene, è la nostra storia, no? È la storia dei movimenti, è la storia dei diritti civili, perché in quegli anni nascono le battaglie per i diritti civili delle donne, dei gay, delle trans, dei neri, non solo in Italia, dappertutto, e viaggiavano insieme queste storie, erano intrecciate, e quindi la romanina, è un simbolo, è il simbolo stesso. Però permettetemi di dire una cosa, che la romanina non era la sola e non è stata la prima. Io lo dico sempre perché mi piace proprio ricostruirla la storia, no? E ci sono delle trans anziane anche qui a Bologna che raccontano un altro pezzo di storia, che secondo me l'una non esclude l'altra, ma che l'una aggiunge all'altra. La romanina ha fatto una cosa che non avevano fatto le altre: ha deciso di rendere pubblico la sua esperienza, di dire basta, io non mi voglio nascondere, perché fino a quel momento le trans che c'erano, e che guardate si erano già operate, avevano cambiato sesso, ma con giri, magheggi strani, erano riusciti anche a cambiare i documenti senza molto clamore. Di questo non si sa, non se ne parla, perché magari a nessuno è interessato andare a indagare, però c'era anche questa. La romina che fa? Scoperchia la pentola e comincia, insomma, a girare a Firenze, perché lei viveva a Firenze, a attirare l'attenzione su di te, quindi, visti i tempi, visto, insomma, il grosso carburante che ci metteva gli anni 60, fa esplodere la cosa, e quindi a quel punto i manicomi non bastavano più, non si potevano, perché diventava un'esperienza collettiva, non più individuale, e quindi il confino, il carcere, il coprifuoco, come lo chiamano le trans di quel periodo, perché poi erano tutte a regime di coprifuoco, che sarebbe la libertà vigilata, alle 8 di sera dovevano stare in casa,
quindi come dire, era questo, e la Romanina fa scoppiare il caso. Poi di lì a poco, come dire, le trans cominciano ad organizzarsi, cominciano a far casino, fino al punto che manifestano tutte insieme in questa piscina pubblica a Milano e si tolgono il costume, il reggiseno, perché dice: bene, non ci considerate donne, allora noi indossiamo il costume da uomo. Quindi in questa piscina affollatissima restano solo col pezzo di sotto, e questa cosa fa molto molto clamore e fa, come dire, venire fuori il tutto. Io non mi dilungo, perché comunque poi a me piace raccontare, però mi dilungherei perché la storia è grossa ed è una storia importante, cioè per me questo è, come dire, va sottolineato, è una storia importante. Quello che voglio dire è questo, che questa storia importante ha bisogno di, come dire, di essere raccolta, di essere ricostruita e di essere valorizzata, no? Perché, ripeto, la cultura mainstream non lo fa, e assolutamente non lo farà mai, perché non ci contempla, non siamo contemplate in quella cultura, non siamo funzionali a quella cultura. Però ecco, in un mondo in cui tutto viene disperso e tutto viene seghettato, sparpagliato, scisso, è difficile fare un'operazione, un lavoro di questo tipo. Questo libro va in quella direzione, cioè aggiunge una lettura, aggiunge, dà un contributo alla lettura di quell'esperienza, cerca di fare andare anche chi diciamo è fuori dall'esperienza, di cui non ne sa niente, di andarci un po' più nel profondo. Però e ci sei riuscito, quindi ti ringrazio a nome del MIT e di tutte le persone trans, quindi un buon lavoro. E quindi niente, non so cosa aggiungere, ripeto, se mi metto a parlare non la finisco più, però vorrei dare spazio pure a Renato. Anzi, una cosa sola, venerdì noi presentiamo un altro libro che va in questa direzione, lo presentiamo ad Atlantide, che è Il gioco delle parti, un libro più storico, è un saggio, dove, come dire, il tentativo è proprio quello di ricostruire quei pezzi mancanti che mancano per dare senso e significato alla nostra storia. Interessante il fatto appunto di portare queste storie dentro a uno strumento così agile e che dà visibilità, che dà, cioè che non ha, diciamo, la pretesa di essere un saggio storico, ma che racconta una storia documentandosi e quindi comunque restituisce dei vissuti, no? E quindi la sua immediatezza, la sua fruibilità. E mi sembra un'operazione molto interessante. Io ho visto una cosa simile rispetto alla storia dei gay al confino durante il fascismo. C'è stato questo lavoro, In Italia sono tutti maschi, di qualche paio d'anni fa, che mi era capitato di presentare al TPO appunto un po' di tempo fa, e l'operazione era sempre la stessa, cioè era proprio questo modo di entrare. Non entreremo in questa storia ufficiale, ma entriamo, no, a contatto con tantissime persone, nel senso che queste storie poi possono viaggiare proprio come queste figure nella loro anche individualità sono riuscite a essere un punto di riferimento, perché il fatto di sapere, cioè di fatto la nostra storia è fatta di sapere che ci sono state delle altre prima, non so come dire, hai anche individualmente nella tua infanzia, nella tua prima che, diciamo, succedesse che adesso siamo inondati da informazioni da tutte le parti, quindi adesso tu vai su internet e clicchi una parola e trovi, ti si apre un mondo. Ma anche solo nella mia infanzia, cioè, le parole non circolavano, quindi circolava frocio di merda, finocchio, checca, eccetera, però non c'erano le parole positive per dirsi, non c'era un modello, no? E quindi tu cercavi che cosa? Il film che vagamente alludeva alla tematica, quella micro cosa che... E quindi questi sono oggetti che vanno e che sono portatori di...
di cambiamento in qualche modo, di trasformazione molecolare, non so, cioè che vanno e che fanno capire che ci sono state altre storie. Forse non credo che, che ce ne sia meno bisogno adesso, nel senso che adesso siamo inondati da una grandissima cultura di massa, anche di una cultura gay o trans visibile, ma la dimensione politica di questa di questi vissuti si è completamente persa, quindi diciamo lo scambio è stato un brandello di vivibilità minima, sempre messa in discussione comunque, nel senso che poi non abbiamo il confino, però comunque storie di emarginazione, storie di esclusione sociale, storie sono infinite nelle infinite province che compongono questo paese e anche nelle metropoli. E però appunto far viaggiare questi oggetti invece più perturbanti, che in qualche modo invece rimandano alla dimensione fortemente politica in un senso esistenziale, individuale, direttamente materiale, del fare della propria vita un qualche cosa che rompe dei codici di normalità e quindi ti mette in gioco e quindi ti espone a tutta una serie di ovviamente ritorsioni, di misure e di contromisure sociali dal lato del potere, e però ti rende anche un esempio, non so come dire, un esempio, una possibilità aperta che tu apri per tutti quelli che vengono dopo. La cosa interessante appunto, cioè, mi ha fatto riflettere il fatto che Porpora dicesse no, nel mio paesino minuscolo, però arrivava l'eco di questa potenza, di questa figura che stava in un paesino là, che neanche messa al confine poteva essere completamente depotenziata nella sua nel suo essere fuori dalla norma, no? Per quanto può essere la mia esperienza, quindi l'esperienza di un ragazzo gay che dalla provincia viene a Bologna per farsi più o meno la sua vita più o meno dignitosa, per me ad esempio cioè io ho avuto questa eco con Porpora, nel senso che a un certo punto ho avuto l'eco di questa figura che era una trans, che però veniva dal movimento gay degli anni 70, quindi mi sembrava proprio una specie di congiunzione di alcune storie, perché proprio nei vissuti della singola attivista, della singola militante, che poi si creano questi incroci che diventano produttivi per altre e per altre. Che cos'era interessante per noi e cosa penso sia comunque molto, molto importante dell'esperienza trans da un punto di vista omosessuale o da un punto di vista queer, o comunque per chi non è trans in un senso proprio, non so come dire, non è trans per come è definito il percorso, che poi sono tanti percorsi, perché è una dimensione complessa che è difficile anche da catalogare, fortunatamente. È molto importante il fatto che noi riconosciamo chi ha aperto questa strada, perché questi, il movimento gay, il movimento lesbico, eccetera, nascono, soprattutto la seconda ondata, quella che dagli anni 60 in poi, nascono perché queste figure più esposte hanno aperto questa possibilità. Anche lo Stonewall di fatto cioè erano fondamentalmente la questione che cozzava in quel momento era il fatto di vestire i panni del genere opposto, cioè il fatto che tu non ti conformavi al genere opposto, quindi molto prima che da una parte l'omosessualità, dall'altra il lesbismo fossero sdoganati come qualcosa tutto sommato di accettabile dentro a un binarismo di genere, la rottura veniva portata da queste figure che invertivano i ruoli, quindi le storie sono molto intrecciate sia dal punto di vista del discorso medico, del discorso del potere, del discorso psichiatrico, che a un certo punto conia una serie di categorie che mettono insieme tutto, cioè tipo dentro alla categoria di inversione sessuale, ma questo anche si potrà vedere andando a cavallo tra 8 e 900, no? Su quando la scienza positivista crea una serie di categorizzazioni per gestire e per catalogare e controllare le varie figure che si stanno incarnando sull'asse sesso-genere e sessualità. La questione era proprio l'inversione dei ruoli. La questione in quel momento era l'inversione dei ruoli. Ora, è una cosa che per un ragazzo gay contemporaneo forse è molto difficile da capire, perché tu
tutto sommato sembra che l'esperienza omosessuale nulla abbia a che fare con la propria maschilità o la propria esperienza di genere, ad esempio. Per me invece era una cosa molto forte il rifiuto di alcune forme del maschile eterosessuale, cioè di vedere il maschile come prodotto dell'eterosessualità e non sentirmi un maschio che però ha un orientamento sessuale diverso. Per me è stata una cosa fondamentale e quindi per me era molto importante questo intreccio con questa genealogia che era molto più ambigua e in questo senso anche molto più dirompente, nel senso che appunto prima che soprattutto la figura gay maschile fosse in qualche modo sdoganata nel mainstream e fosse una figura socialmente accettabile, perché tutto sommato non metteva tanto in discussione neanche le categorie del potere maschile nella società, la cosa molto più interessante era come alcuni corpi desideranti mettevano in discussione il maschile in quanto struttura del potere eterosessuale e della normatività eterosessuale. E questo è un elemento che continua a lavorare. Mi ricordo che alcuni anni fa facemmo tutto un lavoro proprio su Silvia Rivera e sul movimento trans, che poi fu una figura di riferimento al movimento trans, ma che era una delle attiviste dello Stonewall nel 69, che era proprio la logica di reincludere dentro la nostra storia, dentro la nostra genealogia, tutte queste figure che venivano catalogate via via nei vari ambiti come donne uomo, travestite, invertite, tutta una serie di figure che viste dal lato appunto dell'entomologo, dello scienziato, erano ovviamente delle forme strane, patologiche, che poi via via si sono conquistate la loro legittimità sociale, il loro diritto all'esistenza e ancora oggi in qualche modo continuano a chiedere cittadinanza, continuano a chiedere possibilità di interazione sociale, di riconoscimento pubblico. Ed è una storia che non è ancora finita, nel senso che è una battaglia ancora in corso. Per questo continuare a fare questo lavoro di rimessa in gioco di elementi critici è fondamentale, perché non è una storia che riguarda né solo le trans, né solo i gay, ma riguarda tutti e tutte noi, tutta la nostra possibilità di vivere il nostro corpo, la nostra sessualità, la nostra idea e autorappresentazione di genere in forme più ampie, più libere e meno costrittive, insomma.